Buonasera, ai titoli con le principali notizie. Elezioni europee, Forza Italia, primo partito in Sicilia, volano a Bruxelles, Di Maio, mister preferenze con oltre 121.000 voti e Marco Folcone. Due seggi anche per Fratelli d'Italia, un seggio ciascuno per Movimento 5 Stelle, PD, Lega, Alleanza Verdi e Sinistra. Il risultato elettorale apre nuovi scenari in Sicilia e possibilità di rimpasto nel governo della regione. La soddisfazione del governatore Renato Schifani dopo il sorpasso di Forza Italia su Fratelli d'Italia. Sicilia alle urne anche per le elezioni amministrative, unico capoluogo Caltanissetta che rinnova il consiglio comunale e sindaco. Quattro morti sulle strade siciliane, l'ultimo stamattina in autostrada alle porte di Siracusa, sull'A19 scontro tra un furgone e due mezzi pesanti. Emergenza rifiuti a Palermo, l'immondizia invade molti quartieri, in alcuni punti anche costeggia le spiagge. A Catania da oggi attivi semafori intelligenti per tutelare i pedoni, prossimo step l'entrata in funzione degli autovelox. Eccoci a Catania, semafori intelligenti per tutelare i pedoni, prossimo step l'entrata in funzione degli autovelox. E adesso il calcio, il Catania a un passo da Mimmo Toscano, anche oggi contatti fra la dirigenza rossa-azzurra e il tecnico che sposerà il progetto, mancherebbe solo l'ufficialità. Buonasera, eccoci dunque, elezioni europee, il Forza Italia alla lista più votata in Sicilia, conquista due seggi, volano così a Bruxelles, e Di Maio, mister preferenze, con oltre 121.000 voti e Marco Falcone. Altri due seggi sono scattati nel collegio Isole per Fratelli d'Italia, un seggio ciascuno per Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Lega e Alleanza Verdi e Sinistra. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Nessun sardo, sono tutti siciliani e saranno 8 i deputati che voleranno a Bruxelles. Date per scontate le rinunce della premier Giorgia Meloni, della segretaria Dem Alice Line e della capolista Alleanza Verdi Ilaria Salis, sono tutti uomini. Del collegio Isole nessun seggio va a una donna. Primo partito in Sicilia è Forza Italia, manda a Bruxelles salvo rinunce Di Maio e Marco Falcone. Con i suoi oltre 121.000 voti, Di Maio è campione di preferenze. Abbiamo fatto un grande risultato proprio perché abbiamo fatto comprendere in maniera perfetta qual è il nostro obiettivo, qual è il nostro percorso, e devo dire che girando la Sicilia molta gente lo ha condiviso. Rimane fuori Caterina Chinnici. Due seggi conquista Fratelli d'Italia. Al posto di Meloni, che rinuncia, in Europa c'è spazio per Giuseppe Milazzo, primo degli eletti dietro la premier, con più di 65.000 preferenze, e Ruggero Razza, il terzo più votato. Per il Movimento 5 Stelle, che pur perdendo terreno è comunque il terzo partito in Sicilia, al Parlamento europeo va Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, paladino antimafia, uomo scelto direttamente dal presidente Pentastellati Giuseppe Conte. Ce l'ha fatta anche Raffaele Stancanelli, candidato della Lega, che ha quasi doppiato il generale Vannacci voluto da Salvini. Il Partito Democratico conquista un seggio. Giuseppe Lupo viene eletto nella circoscrizione Isole, arrivando dietro solo a Alice Line, che gli cede il seggio. L'ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, agguanterà uno scranno a Bruxelles con Alleanza Verdi Sinistra se Salis e Mimmo Lucano, come probabile, opteranno per l'elezione in un'altra circoscrizione. Fallisce l'obiettivo Bruxelles Cateno De Luca. Nonostante il buon riconoscimento in Sicilia, con la sua lista Libertà non ha superato lo sbarramento del 4% a livello nazionale. Il risultato elettorale delle europee per nuovi scenari in Sicilia e possibilità di rimpasto nel governo della regione. Trionfale il commento del governatore Renato Schifani dopo il sorpasso di Forza Italia a Fratelli d'Italia. Manlio Viola. Neanche il tempo di gioire per il risultato elettorale maturato dentro l'alleanza Forza Italia, Noi Moderati, Movimento per l'Autonomia, con l'appoggio esterno della DC di Cuffaro, che cominciano i distinguo. Il dato elettorale nell'isola è in assoluta controtendenza rispetto a quello nazionale ed europeo. In Sicilia vince infatti Forza Italia insieme a Noi Moderati e a tutto il centro della coalizione, e supera Fratelli d'Italia, che quindi, seppur in salute, non è più il primo partito. Ma subito l'ex presidente della regione, Raffaele Lombardo, sottolinea il ruolo
del Movimento per l'Autonomia, e lo stesso fa Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati. Trionfale invece il commento del presidente Schifani, secondo cui questi dati confermano che il partito è il naturale punto di incontro dei moderati di ispirazione liberale ed europeista. E in una intervista Schifani apre adesso agli elettori che non hanno trovato rappresentanza, ovvero quelli di Renzi e di Calenda. Le conseguenze comunque del sorpasso di Forza Italia a Fratelli d'Italia sugli equilibri regionali sono inevitabili e potrebbero arrivare fino al rimpasto in giunta. Ma è presto per capire cosa accadrà. Ci sarà da sostituire almeno un assessore azzurro, Marco Falcone, che andrà a Bruxelles, e questo aprirà il fronte della discussione. Qualcosa cambierà anche a sinistra, dove il PD si ferma al 14% e viene scavalcato dai 5 Stelle, che altrove stanno dietro. E qualcosa cambierà sicuramente anche alla città di Palermo, dove il gioco dei subentri potrebbe togliere un assessore al sindaco La Galla destinato al Parlamento regionale, così come Giuseppe Lupo del PD, che va dunque a Bruxelles, potrebbe aprire a subentri anche in consiglio comunale. E così il Parlamento europeo cambia volto con l'avanzata della destra da una parte e dei Verdi dall'altra, ma i moderati del PP insieme ai socialisti e ai liberali restano maggioranza. Inizia adesso il gioco delle nuove possibili alleanze. Mario Viola. Con l'assegnazione dei seggi attribuiti all'Italia si chiude la tornata elettorale europea che era iniziata il 6 giugno e si disegna il nuovo Parlamento di Bruxelles. Il risultato delle urne italiane consegna il 28,8% dei consensi alla destra di Fratelli d'Italia e della Premier Giorgia Meloni, ma con un Partito Democratico forte del 24% e un Movimento 5 Stelle staccato che non raggiunge il 10%. Forza Italia non riesce ad andare neanche in doppia cifra e si ferma al 9,7%, tallonata dalla Lega al 9,1%. Avanza anche in Italia l'alleanza Verdi e Sinistra e ottiene il 6,6%, mentre restano fuori dal Parlamento europeo Renzi, Calenda, Santoro e tutti gli altri. Ma a vincere soprattutto l'astensione, che si conferma in Sicilia identica o quasi a quella di 5 anni fa. Per Raffaele Stancanelli della Lega sono due i motivi. L'assoluta disaffezione degli elettori nei confronti, in modo particolare, dell'Europa, per due colpe. Una della politica, che non ha saputo spiegare fino ad oggi l'importanza dell'Europa nella vita quotidiana dei cittadini, dello Stato, delle istituzioni. Il secondo è l'Europa, che spesso si interessa delle piccole cose e non si occupa invece delle grandi cose. Il combinato disposto di queste due criticità porta alla disaffezione, e per convincere la gente ad andare a votare, guardi che è dura. La vittoria della Le Pen in Francia, l'avanzata dell'ultradestra in Germania e in Austria e della destra europea in genere cambia la composizione del Parlamento, ma il centro rappresentato dal PPE resta maggioranza e viaggia verso un'alleanza con i socialisti. Per completare lo schieramento e pensare ad un secondo mandato per Ursula von der Leyen bisognerà però ampliare queste alleanze. La domanda che si pongono gli osservatori è se questa coalizione guarderà adesso alla sinistra verde d'Europa o alle nuove destre moderate come quella italiana. Scelte importanti anche per definire il futuro dell'appoggio europeo all'Ucraina nel conflitto con la Russia. E adesso il voto delle amministrative. In Sicilia sono 37 i comuni coinvolti in questa tornata elettorale, tra questi Caltanissetta, unico capoluogo. Ci dice tutto Lorena Dolci. Grazie Giusi. Dunque, Caltanissetta ha votato per rinnovare innanzitutto l'assemblea ospitata in quest'aula in cui ci troviamo, siamo nell'aula consiliare del comune, e poi naturalmente per il rinnovo del sindaco che però probabilmente non uscirà al primo turno. Dico probabilmente perché lo spoglio ovviamente è ancora in corso, è iniziato alle 14 ma purtroppo va a rilento, pensate che sono appena una decina le sezioni ufficialmente scrutinate, però affluiscono i dati dei comitati elettorali e già si delinea un certo trend che vede in testa il candidato del centrodestra Walter Tesauro, voluto da Forza Italia, che si attesta in una forbice fra il 30 e il 36, quindi dicevamo non ce la farà a sfondare il tetto del 40%, che è il quorum necessario in Sicilia per essere eletto al primo turno. Dietro di lui l'unica donna in corsa, Annalisa Petitto, sostenuta da 7 liste civiche
politiche, possiamo dire in senso ampio, di centrosinistra, ma lei non ha voluto il simbolo del partito PD, di cui pure ha fatto parte fino a qualche tempo fa, che la danno in una forbice tra il 27 e il 30%. Terzo, il sindaco uscente Roberto Gambino, che ha provato a fare il bis dopo l'esploit di 5 anni fa, quando fu eletto con i 5 Stelle, ribaltando proprio al ballottaggio il pronostico e sconfiggendo all'allora avversario del centrodestra, e lui si attesta intorno al 29-30%. Ovviamente i dati oscillano continuamente man mano che arrivano i risultati delle sezioni, quindi sicuramente Tesauro in testa. Bisognerà capire nelle prossime ore chi tra Annalisa Petit e Roberto Gambino sarà l'altro competitor. Per completezza poi vi dico che c'è anche Angelo Failla, il quarto concorrente, che è intorno al 5%, un 5% che pesa perché Failla è un braccio destro di Michele Gambino e RAS di Forza Italia, che ha voluto appunto Tesauro e quindi ha eroso questo 5% a Tesauro, che oggi non solo gli avrebbe fatto comodo ma forse avrebbe anche evitato il ballottaggio. E poi c'è ultimissimo Riggi con 1,0%, quindi giochi ancora aperti, ma diciamo con ogni probabilità a Caltanissetta si andrà al ballottaggio. Altri aggiornamenti nelle prossime edizioni, intanto a voi la linea. Veniamo alla cronaca. I giudici della seconda sezione del Tribunale di Palermo hanno accolto la richiesta di celebrare il processo con il rito abbreviato, come richiesto dagli avvocati dei 6 giovani imputati accusati di stupro di gruppo su una ragazza di 19 anni, stupro avvenuto il 7 luglio al Foro Italico di Palermo. La giovane sarà risentita sul contenuto di una telefonata ricevuta la notte in cui è avvenuta la violenza sessuale. E strade killer ancora in Sicilia, 4 i morti in poche ore. L'ultimo questa mattina alle porte di Siracusa, sulla 19, scontro tra un furgone e 2 mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato. Disagi anche per la chiusura di un tratto della Catania-Siracusa. Tonino De Mana. 3 morti nel weekend, un altro in mattinata, strade siciliane sempre più insanguinate con una serie di incidenti che hanno seminato dolore e morte. L'ultimo, in ordine di tempo, si è verificato alla periferia di Siracusa, dove è rimasto vittima un uomo di 51 anni. Lo scontro tra la sua moto e un'auto, una Fiat Panda, è avvenuto intorno alle 7 nella traversa San Tommaso vicino a Belvedere. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per il Centauro non c'è stato nulla da fare. Ragusa piange una coppia di musicisti, Angela Polizzi e Giovanni Cascone, che hanno perso la vita in uno scontro sulla statale 115 che collega Ragusa a Modica poco dopo il viadotto Costanzo. I due, che stavano rientrando da una serata trascorsa con amici a Scicli, erano in sella ad una moto di grossa cilindrata entrata in collisione con una Renault Clio guidata da una 28enne di Modica. Ad Acireale, in prossimità del casello autostradale, è invece morto Salvatore Papa, 46 anni, agente di commercio. Ed un altro incidente si è verificato questa mattina sulla A19 Palermo Catania in direzione del capoluogo siciliano, in corrispondenza del chilometro 182 in territorio di Belpasso. Coinvolti un furgone e 2 mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato, e da oggi fino a giovedì l'autostrada Catania-Siracusa è chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra i chilometri 25 ed 11 nella fascia oraria dalle 8 alle 16 e giovedì dalle 16 alle 24. Il traffico è deviato su percorsi alternativi segnalati sul posto. I lavori si rendono necessari per il ripristino degli impianti tecnologici dell'autostrada. Non potevo immaginare che un mio paziente avesse ceduto la sua identità a Matteo Messina Denaro. L'ho detto oggi pomeriggio in tribunale a Marsala il dottore Alfonso Tumbarello, ex medico di base di Campobello di Mazzara, riferendosi ad Andrea Bonafede. Tumbarello, attualmente agli arresti domiciliari per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici, ha cercato di difendersi dalle accuse affermando di non aver mai visto il boss. Adesso a Palermo, dove emergenza rifiuti senza fine, ancora tantissimi quartieri invasi dall'immondizia che in alcuni punti del capoluogo costeggia anche le spiagge. Marco Gullà. Ancora roghi, ancora emergenza rifiuti a Palermo. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno effettuato 18 interventi in via Messina Marine, via Naudi, via Cassarà, via Comiso, via Pensabene, poi via Gino Zappa allo Zen, ma anche nel comune di Collesano tra Buonfornello e Scillato. Qui siamo all'Arenella, a ridosso della spiaggia. I rifiuti costeggiano il litorale con i bagnanti che devono zigzagare per accedere al mare. In via Alia, Borgo Nuovo, a pochi passi dall'istituto Filippo Raciti, carcasse di elettrodomestici,
abbandoni e rifiuti organici hanno ormai conquistato quasi l'intero marciapiede. L'olezzo si sente da decine di metri e avvolge i bambini che fanno il loro ingresso a scuola. Una cartolina che sintetizza l'emergenza di rifiuti nel capoluogo siciliano. Le periferie annaspano tra l'immondizia con la RAP in difficoltà per la raccolta. Tra ferie e mancate assunzioni, l'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti in città ha nette difficoltà e le immagini che giriamo quotidianamente ne sono una prova. Il caldo estivo non fa che peggiorare l'emergenza. A causa del cattivo odore, molti residenti sono costretti a chiudere le finestre, anche perché il rischio è che topi e scarafaggi possano intrufolarsi nelle case. Sicurezza stradale: da oggi a Catania in funzione i semafori intelligenti per tutelare i pedoni. Non è stato vano il sacrificio di Chiara Adorno, travolta e uccisa sulla circonvallazione, appunto. Tonino De Mano. Sono in funzione i semafori intelligenti, bisognerà stare attenti al rosso e non solo, perché bisognerà fermarsi entro la striscia bianca che vedete per evitare la contravvenzione. Il sacrificio di Chiara Adorno, travolta ed uccisa sulle strisce pedonali sul viale Andrea Doria, non è stato vano, perché sull'onda emotiva di quella tragedia il comune di Catania ha fortemente voluto un sistema di monitoraggio elettronico per salvaguardare gli utenti ed in particolare i pedoni. Da un lato dispiace che devono accadere tragedie per migliorare, però adesso è molto meglio, molto meglio. Oggi ti senti più tranquillo? Sì, abbastanza. La situazione è migliorata parecchio da quando ci sono questi sistemi di sicurezza. Ti senti più tranquillo adesso? Assolutamente. Ecco quindi TXPID, in grado di rilevare le infrazioni di chi non rispetta il rosso. L'innovativo dispositivo, basato su tecniche di computer vision in tempo reale, è attivo tra i viali Odorico da Pordenone, Lorenzo Bolano ed Andrea Doria. Ma io credo di essermi fermato prima, perché? Perché lei ha oltrepassato la striscia bianca, quindi... Non ci posso mettere qua. Quindi potrei prendere la multa? Bisogna stare più attenti, aveva ragione effettivamente. Appena in tempo, per qualche centimetro, perché adesso oltre al rosso bisogna stare attenti a questa striscia bianca. Perfetto, sì, è vero, è vero. È una questione di sicurezza in più per i pedoni. Sì, senz'altro, sono d'accordo. Preciso, perché ora il rischio è di prendere la multa se non ci si ferma il semaforo in circonvallazione. Ma noi sempre attenti, a prescindere dal semaforo. Prossimo step, l'entrata in funzione degli autovelox, velocità massima consentita a 50 km orari e l'installazione di semafori di nuova generazione con la rimodulazione dei tempi d'attesa per l'attraversamento dei pedoni. Una breve pausa, ci occuperemo della tragedia dei migranti senza fine. La procura di Agrigento ha disposto l'autopsia sui 12 cadaveri recuperati in acque SAR libiche lo scorso fine settimana e trasferite ieri in sera al porto di Porto Empedocle. Le salme saranno seppellite nei cimiteri comunali, non solo dell'Agrigentino ma anche delle altre province della Sicilia. Davide Sardo. Si contano 12 bare sulla banchina di Porto Empedocle, testimonianza dei risvolti tragici del fenomeno dell'immigrazione clandestina verso l'Europa attraverso la sua porta a sud, Lampedusa. Sono i cadaveri dei naufraghi recuperati in acque SAR libiche dalle ONG Geo Barents e Ocean Viking. Sono giunti con il traghetto di linea da Lampedusa. Ad attenderli le autorità istituzionali, militari, politiche e religiose. È una tragedia che non finisce, che viviamo tutto l'anno e purtroppo ancora di più vedere i bambini morti nel mare, sono la speranza, il futuro, per noi adulti è una cosa brutta da vedere. Sui corpi ripescati in mare, su disposizione della procura, sarà effettuata l'autopsia nella camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio. Soltanto a conclusione di esami e accertamenti, le bare potranno essere trasferite nei cimiteri comunali che, su richiesta del prefetto Filippo Romano, hanno offerto disponibilità di posti per la sepoltura. 6 andranno in provincia di Enna, 2 in quella di Caltanissetta, 1 in provincia di Trapani e le altre 4 resteranno nell'Agrigentino. Ci sarà ancora una salma che arriverà nei prossimi giorni? Una bambina purtroppo, molto piccola, che addirittura a quanto sembra dagli accertamenti medici è morta di stenti durante il tragitto, vuol dire che sostanzialmente non aveva cibo, che è un pensiero orribile, non è che le altre morti siano migliori, per carità, però pensare che addirittura questi viaggi siano così pericolosi da non avere a bordo nemmeno il cibo necessario, i liquidi necessari per poter affrontare 2-3 giorni di navigazione, insomma, significa veramente che
questi migranti sono nelle mani di trafficanti senza nessuno scrupolo. Sullo stesso traghetto sono stati imbarcati e trasferiti a Porto Empedocle 300 migranti appena approdati sulla porta d'Europa. L'arte della gioia, il romanzo della scrittrice catanese del Novecento, Goliarda Sapienza, in una serie TV diretta da Valeria Golino. La seconda parte al cinema da giovedì 13 giugno. Desiree Ferlito. Fortunata. In casa c'erano solo i corpi della madre e della sorella. Dopo essere stata presentata al Festival di Cannes, uscirà al cinema giovedì 13 giugno per poi arrivare su Sky la seconda parte di Arte della Gioia, la serie TV di Valeria Golino tratta dal libro Scandalo di Goliarda Sapienza, scrittrice catanese ricordata oggi per la sua personalità tenace e complessa, cresciuta in un quartiere difficile della Catania del Novecento. Io sono nata a Catania, ma ci tengo molto perché sono nata a San Berillo, che è un quartiere come fosse qui Trastevere, ma molto più malfamato. L'arte della gioia, finora mai portato su piccolo grande schermo, è oggi un qualcosa di fortemente contemporaneo e moderno, in cui la scrittrice prende a piene mani dalla sua biografia. La serie racconta la storia di una ragazzina della Sicilia d'inizio Novecento che fin dall'infanzia è disposta a tutto pur di perseguire la sua felicità senza piegarsi mai alle regole di una società oppressiva e patriarcale. Io fa subito la mancia! Modesta, interpretata da Tecla Insolia, è nata in una famiglia povera, in una terra ancora più povera, ma animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, amore e libertà. Ci sono grandissimi personaggi femminili nella letteratura, ma questo qui è veramente diverso da tutti gli altri. Una serie intrigante e coinvolgente che affronta temi importanti come il cambiamento e la trasformazione, oltre a esplorare l'amore e la sessualità. Una breve pausa, il calcio con il Catania e Mimmo Toscano sempre più vicini. Eccoci al calcio, il Catania e Mimmo Toscano sempre più vicini, anche oggi contatti fra la dirigenza rossa-azzurra e il tecnico che sposerà il progetto. Marco Carli. Domenico Toscano e il Catania sempre più vicini. Si può dire che manca solo l'ufficialità. Anche oggi contatti fra la dirigenza rossazzurra, Grelle Faggiano, e il tecnico, che potremmo ormai dire ex Cesena. L'allenatore è pronto a svincolarsi dalla squadra che ha portato in B, ma quel che interessa ai tifosi rossazzurri è la situazione in casa Catania con il club di Pelligra, che è stato fin da subito convincente nel formulare la proposta, biennale a 130.000 euro a stagione, nel difenderla anche dalla concorrenza che c'era sull'allenatore. Qualcuna reale, qualcuna meno, ma anche Toscano ha sposato il progetto. Adesso si tratta solo di cominciare, messi i due tasselli principali, DS e appunto, a breve, l'allenatore. Siamo a poco più di un mese dal ritiro e l'obiettivo è stato chiarito da Faggiano, il 60-70% della squadra pronta per Assisi. Sarà un grande lavoro, ma il Catania ha avuto da subito le idee chiare su chi puntare per la dirigenza e per la panchina. Ora tocca ai giocatori. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.